vence el plazo de 10 días hábiles que tuvo la Contraloría para entregarnos la información sobre los bienes declarados por la presidenta Boluarte. Tutto è cominciato con la Encerrona, un podcast molto popolare in Perù. I giornalisti di questo podcast hanno esaminato oltre 10.000 immagini presenti su Flickr e hanno concluso una cosa molto semplice. La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha sfoggiato un numero clamoroso di Rolex e di gioielli. Troppi e troppo costosi. Il valore stimato sarebbe di oltre $500.000, ben al di sopra di quanto la presidente dovrebbe potersi permettere, dato che per il suo ruolo istituzionale lo stipendio è poco più di $3.000 al mese. E in Perù, chi ricopre incarichi governativi ha il dovere di denunciare acquisti di lusso o regali ricevuti. Su questo non si transige. Dina Boluarte ha detto che non aveva tempo di rispondere, che erano stupidaggini, che erano orologi che risalivano al periodo precedente al suo incarico da presidente e poi che erano il frutto di una vita di lavoro. Insomma, ha provato a minimizzare e a far cadere la cosa. Prosecutors in Peru have raided the home of the country's president this morning. This footage released shows police breaking down the door of President Dina Boluarte's home. Solo che nella notte del Venerdì Santo la polizia ha fatto irruzione nella sua casa a Lima e ha trovato alcune prove che quei Rolex in realtà risalirebbero al 2023, quando lei era già in carica. L'irruzione a casa della presidente è stata raccontata in presa diretta dai cronisti de La Repubblica, quotidiano progressista e piuttosto feroce con Boluarte. L'edizione di domenica 31 marzo ospitava anche diversi editoriali che chiedevano le dimissioni di Boluarte e che denunciavano l'alleanza dei partiti di destra che reggono il suo governo per le posizioni razziste nei confronti delle popolazioni indigene del paese. Poi, lunedì, i deputati dell'ex partito di Boluarte hanno firmato una petizione per rimuoverla dall'incarico per incapacità morale permanente. Un cavillo costituzionale che è già stato utilizzato parecchie volte negli ultimi anni in Perù per rimuovere la massima carica dello Stato. Poi ci sono state le dimissioni di molti ministri del governo. Mentre registriamo sono stati 6 i dimissionari. Insomma, siamo di fronte a una nuova, probabile, profonda crisi politica per il Perù. Crisi politica di cui Boluarte è stata grande protagonista. Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República, que asuma de acuerdo con la Constitución política del Perú. Tutto è cominciato il 7 dicembre 2022. Nell'audio che avete sentito, Dina Boluarte, che oggi ha 61 anni, sta giurando fedeltà sulla Costituzione peruviana. Era appena diventata la prima presidente donna del paese. Boluarte è una ex avvocata, aveva già lavorato in precedenza presso l'Anagrafe Centrale, poi era stata ministra del governo di Pedro Castillo, un governo che era stato salutato con molto entusiasmo dalla parte più povera del paese. Ora cerchiamo di farla breve perché la storia recente del Perù è piuttosto caotica. Dopo il periodo autoritario compreso tra gli anni 90 e il 2000 di Alberto Fujimori, detto il Cino, anche se era di origini giapponesi, il paese era entrato in una fase democratica. Fujimori con il pugno duro aveva sconfitto il movimento di Sendero Luminoso, un gruppo terroristico di ispirazione maoista che aveva provocato una vera e propria guerra con lo Stato peruviano. Sarebbero state almeno 69.000 le vittime di questo scontro e Sendero Luminoso sarebbe responsabile della metà di questi omicidi. Fujimori da un lato aveva sistemato i guerriglieri, dall'altro si era affidato mani e piedi al Fondo Monetario Internazionale e ai consulenti economici statunitensi. Era l'epoca della scuola neoliberista di Chicago. Il paese cresce economicamente, ma dopo un po' la crescita comincia a mostrare tutti i suoi limiti. Si arricchiscono pochi, si impoveriscono molti, mentre lo Stato perde via via il controllo sui gangli vitali dell'economia nazionale. Un film già visto. Da allora, gli ultimi 2 decenni politici del paese sono stati caratterizzati da passaggi di potere democratici e da una crescita economica basata sull'estrazione di risorse naturali.
La transizione alla democrazia nel 2000 ha portato elezioni trasparenti, separazione dei poteri e un ampio processo di decentralizzazione. Insomma, tutto faceva pensare a un paese in grado di essere stabile. Ma l'eredità di Fujimori ha lasciato sacche di povertà immense e numerosi problemi sociali. Da allora, e dopo una serie incredibile di scandali politici, nel 2020 viene eletto Pedro Castillo, un ex insegnante e sindacalista che aveva incarnato i sogni della parte più povera del paese. Castillo prometteva una specie di riabilitazione politica ed economica degli ultimi e un periodo di quiete politica, dopo che negli ultimi 3 anni il Perù aveva avuto ben 10 diversi primi ministri. E dopo la presidenza di Ollanta Humala, conclusasi nel 2016, nessuno è riuscito a portare a termine il mandato. Anche i due presidenti prima di Castillo, Martín Vizcarra e Pedro Pablo Kuczynski, erano stati messi sotto impeachment per 2 volte per incapacità morale. Un altro, Silva, si è suicidato prima di essere messo sotto impeachment. Ora, la vittoria di Castillo aveva delle basi sociali solide. Secondo un report della Banca Mondiale di fine 2023, 7 peruviani su 10 vivono in povertà o rischiano di cadere in povertà. Di questi 7, 3 sono poveri e 4 sono ad alto rischio di cadere in povertà se dovessero affrontare una malattia, un disastro naturale o la perdita del lavoro. Le famiglie povere in Perù guadagnano meno di $120 al mese, molto meno dei $200 necessari per soddisfare i bisogni primari delle famiglie. Castillo incarnava esattamente queste fasce sociali, ma ben presto è entrato in crisi. I risultati economici non arrivavano, ha cambiato ministri in continuazione e infine ha effettuato quello che è stato considerato un colpo di Stato quando ha deciso di provare a governare per decreto. Secondo i suoi sostenitori, la destra del paese, sostenuta dagli Stati Uniti, lo ha infine accusato di ribellione e arrestato. E così, dal cilindro della politica peruviana, ecco Dina Boluarte, ex ministra di Castillo, ex di sinistra e ora alleata alla destra, per tenere insieme un governo che doveva dichiarare guerra alla corruzione e che invece ha mandato polizia ed esercito contro i manifestanti che protestavano per l'arresto di Castillo, con decine di vittime. Un governo che ora si ritrova accusato di corruzione ed è appeso all'ennesimo filo della storia politica del paese. Oggi a Fuori da Qui siamo partiti da questa storia peruviana per provare a indagare cosa succede quando organi dello Stato mettono sotto inchiesta governi, figure istituzionali o ex governanti. Non sempre si tratta di pesi e contrappesi, come si dice in questi casi. Nei paesi che esamineremo oggi, a partire dal Perù, conta molto il contesto politico. Contesto politico che conta tanto più in Vietnam, che sta vivendo una crisi istituzionale particolarmente grave, considerando che il paese è guidato in modo autoritario da un partito comunista e sta diventando un luogo molto appetito dagli investimenti internazionali. Poi andremo in Polonia, dove l'attuale governo ha messo sotto accusa i governi passati per un utilizzo abbastanza spericolato di un software di tracciamento e controllo. In mezzo a questi paesi cercheremo anche di vedere chi è che invece, in una situazione democratica, teme questi contrappesi al potere, finendo per prendere una china eversiva. Chiuderemo infine con la nostra rubrica Fuori anche da qui. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Oggi a Fuori da Qui con noi c'è Mario Calabresi. Benvenuto, Mario. Grazie, ciao Simone, bentrovati tutti.
Oggi parliamo di questo tema legato ai pesi e contrappesi di poteri dello Stato che bilanciano altri poteri dello Stato. L'abbiamo visto in diversi contesti politici ben precisi, ma parlando di contesti democratici, come possiamo considerare una democrazia gli Stati Uniti, l'esistenza di questi pesi e contrappesi, ad esempio rispetto a un candidato come Trump, che cosa rappresenta? Ma guarda, possiamo parlare dell'America, però secondo me quello che vediamo oggi nel mondo è una tensione appunto tra i vari poteri dello Stato, ed è una tensione che nasce da questo. Nasce dal fatto che ormai i candidati promettono tutto in tempo reale, parlano direttamente senza più intermediazioni, sono saltate le intermediazioni dei giornali e delle televisioni, si parla sui social, è tutto un comizio propagandistico continuo, si fanno promesse mirabolanti e quindi i corpi intermedi o gli altri poteri dello Stato, come possono essere il legislativo o la magistratura, e tutti gli organi di controllo vengono visti come dei disturbi. Allora, siccome poi c'è una competizione tra le democrazie che hanno dei tempi di funzionamento molto più lunghi e complessi e gli stati, diciamo, non democratici di vario tipo, quindi dalla Cina alla Russia, che invece possono permettersi una velocità di decisione e di scelta, in questa competizione tutto ciò che è controllo viene visto negativamente. Trump ha dei caratteri eversivi. Se noi pensiamo che Trump è sotto processo sia per le interferenze nel processo elettorale in Georgia, sia tutti i suoi temi di appoggio, di via libera ai rivoltosi che hanno preso d'assalto il Campidoglio, il Congresso, per cercare di bloccare il processo di inaugurazione della presidenza di Joe Biden. E Trump oggi, ancora di più nei suoi comizi, dice: ma basta con tutti questi che cercano di frenarmi. Ogni processo che arriva e ogni accusa che gli viene mossa viene da lui presentata come qualche cosa che gli vuole impedire di governare. È lo stato profondo, il deep state, sono queste persone anonime che non ci vogliono lasciar governare, al plurale. Diciamo che risentiamo suonare cose antiche che conosciamo bene, il Berlusconi che diceva non mi lasciano lavorare. Infatti noi abbiamo un mondo nel quale appunto le autocrazie si fanno Stato e quindi praticamente diciamo decidono rapidamente chi rimuovere, chi togliere a seconda di quanto impediscano in realtà poi gli interessi del gruppo di fatto che comanda. Nelle democrazie c'è questa particolare percezione appunto dello Stato come impedimento a fare davvero le riforme o alla fine insomma tutto quello che il presidente o la massima autorità vuole. Questo, come dicevi tu, risuonava già nelle parole di Berlusconi, che non voglio associare comunque a Trump per quanto, diciamo, Berlusconi abbia rappresentato un fenomeno a sé, ma proprio Berlusconi è arrivato al potere dopo un'azione della magistratura italiana molto forte nei confronti della politica, cioè Mani Pulite. Non ti chiedo di fare una valutazione adesso qua di questo fenomeno perché se ne parla tanto, se ne discuterà a lungo, ma come leggere alla luce di quello che hai detto all'inizio quanto successo in Italia ormai 30 anni fa? Ebbè, lì noi abbiamo avuto un vero cambio di regime, cioè il passaggio dalla Repubblica dei partiti a una Repubblica più delle persone, dei volti, Berlusconi, Grillo, la Meloni. È nato proprio per un'azione della magistratura che ha sostanzialmente messo fuori gioco una classe politica su temi che erano temi antichi, temi di corruzione. Pochi giorni fa ho rivisto il discorso che fece Bettino Craxi, lo chiamo discorso, ma diciamo le risposte all'interrogatorio che Antonio Di Pietro faceva a Bettino Craxi. E Bettino Craxi si difendeva sostanzialmente dicendo: ma questo è il sistema funzionava così. Il punto è che a un certo punto in Italia, quando la crisi si è iniziata a sentire pesantemente, quel tipo di sistema che aveva la corruzione al suo interno e un finanziamento illecito della politica e dei partiti non era più sostenibile. E quindi anche quel tipo di azione della magistratura ha trovato un consenso popolare che forse 10 anni prima o 20 anni prima non avrebbe avuto. Però se ci pensi, questo tema di scontro tra poteri è stato il tema della Turchia di Erdogan. Quando Erdogan ha dovuto proteggersi dopo il golpe, che cosa ha fatto? L'epurazione di tutti i gulenisti e l'epurazione nella magistratura, nelle università, negli organismi di controllo.
Se pensiamo a quello che è successo, per esempio, anche in Israele. Esatto, volevo arrivare qua, perché alla fine la riforma della giustizia è stato l'elemento principale di scontro tra opinione pubblica e Netanyahu, ed è stata praticamente un'ondata di proteste che è durata fino al 7 ottobre, di fatto. E le proteste popolari erano proprio perché? Perché di nuovo Netanyahu, anche in questo caso, stava mettendo fuori gioco una serie di controlli della magistratura. La stessa cosa è successa in Ungheria, la stessa cosa c'era questo tentativo in Polonia. Poi se andiamo altrove ci sono i momenti in cui succedono i drammi profondi della storia, pensiamo alla Birmania. I militari in quel caso sono sempre stati o nel gioco politico o alla finestra a decidere fin dove poteva arrivare il gioco democratico. E appena il gioco democratico era un filo troppo democratico, i militari sono intervenuti per spegnere la democrazia. Ti faccio un'ultima domanda. Abbiamo parlato di governi, di magistratura, di militari, ma la società civile dove sta? Ecco, esattamente sarei arrivato qui. C'è un dato di cui non ci rendiamo conto. Perché il funzionamento dei poteri, dei diversi poteri dello Stato che si controllano, stia in piedi, c'è bisogno anche di una vera opinione pubblica e c'è bisogno di un sistema informativo sano. Se il sistema informativo è messo fuori gioco dall'idea che, appunto, non deve disturbare, è meglio se si parla direttamente solo sui social, e se quindi la società si frammenta solo in nicchie di interessi, allora non esiste più un discorso pubblico, e l'assenza di un discorso pubblico rende molto più facile la polarizzazione, l'iperpolarizzazione. È impressionante vedere, proprio questa settimana, un video molto interessante di un reporter del New York Times che faceva un'analisi dei comizi di Trump e faceva vedere come sono costruiti ormai come una chiesa, come una fede, con un sermone finale. Nel finale, vi consiglio di andare a vederlo, lo trovate tra i video del New York Times, nel finale c'è come una preghiera. Cioè Trump smette di gridare, abbassa la voce e fa una chiamata proprio alla mobilitazione in nome di un interesse grande, forte, che lui incarna. E le persone hanno una specie di risposta come se fossero in una chiesa e come se fosse in gioco davvero una religione, e si mettono in un atteggiamento di preghiera. Allora questo ci fa capire che si è rotto completamente uno spirito critico e un senso critico. E questo si è rotto insieme al declino della fiducia nell'informazione. Esatto, e quindi io ti prenoto già per una prossima puntata sulla disintermediazione, perché credo che sia un po' l'origine di tutto, e per portare avanti anche un po' la causa nostra, che tentiamo in qualche modo invece di sviluppare sempre un pensiero critico, insomma, che credo che sia la cosa più importante. Grazie Mario e alla prossima. Grazie Simone, grazie a tutte e tutti. Sao vàng thiêng liêng của tổ quốc. Trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ. Questo che avete sentito è l'ex presidente del Vietnam Vo Van Thung. Questo audio è di circa un anno fa. Vo Van Thung sta facendo il suo primo discorso dopo essere stato nominato presidente. La sua nomina era arrivata dopo uno scandalo che aveva fatto parecchio rumore. Vo Van Thung aveva infatti sostituito l'ex presidente Yuen Swan Phuc, costretto a dimettersi per accuse di corruzione. Bene, un anno dopo anche il suo predecessore ha fatto la stessa fine. Qualcosa si era cominciato a capire in realtà nelle settimane precedenti, perché prima era saltata la visita di Stato in Vietnam della famiglia reale olandese, rinviata, secondo una nota della Casa Reale Olandese, a causa di circostanze interne del Vietnam. Poi pure il presidente della Banca Mondiale ha rinviato la sua visita prevista. E infine è stato ufficializzato. Il governo del Vietnam ha annunciato le dimissioni del suo secondo presidente in 2 anni nel contesto di una vistosa campagna anticorruzione. Le presunte violazioni e mancanze del presidente Vo Van Thung, secondo quanto riferito dai media statali che hanno citato un annuncio del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam, hanno influito negativamente sulla percezione pubblica, nonché sulla reputazione del partito e dello Stato.
Ora, dobbiamo precisare una cosa. La posizione del presidente in Vietnam è in gran parte cerimoniale e si colloca dopo la carica più potente del paese, che è quella del segretario generale del Partito Comunista. Ma è anche vero che un simile turnover tra i leader di alto livello è piuttosto insolito in Vietnam e gli analisti affermano che potrebbe essere motivo di preoccupazione tra le aziende che desiderano investire nel paese. In particolare di questo aspetto si è occupato l'Economist della scorsa settimana. Il Partito Comunista del Vietnam, ha scritto, è tra gli organismi più segreti della Terra. La facciata che presenta alla propria gente al mondo è quella di circospezione, conformità e ordine consensuale. Quindi perdere un capo di Stato all'inizio dello scorso anno, lasciando il tutto avvolto da una nube di corruzione, è stato piuttosto imprudente. Perderne un secondo, a fine marzo, è stato decisamente sconcertante. Anche perché, aggiungiamo noi, una delegazione di 60 aziende statunitensi, tra cui Boeing e Meta, è appena stata in Vietnam. Per coloro e altri interessati allo sviluppo del Vietnam, la caduta dell'ultimo presidente rappresenta quindi un enigma che conferma come la corruzione abbia ormai raggiunto i vertici dello Stato. E questa, conclude l'Economist, è un'incertezza per chi si è rivolto al Vietnam come una copertura contro tutte le scommesse commerciali sulla Cina in un'epoca di grande rivalità tra Pechino e Washington. Rivalità che ha portato a riversare gli investimenti annuali diretti esteri in Vietnam, aumentando di oltre un terzo solo lo scorso anno gli investimenti e raggiungendo così i 36,6 miliardi di dollari. Dobrze. Czy jeżeli na moim telefonie komórkowym zostałby zainstalowany system Pegasus, czy byłby w stanie ściągnąć wszystkie dane, które na nim posiadam z lat 10 wstecz? L'audio che avete appena ascoltato si riferisce all'inizio dei lavori della commissione d'inchiesta instaurata in Polonia per indagare sull'uso del software Pegasus da parte del precedente governo. Ricordiamo giusto alcune cose. Intanto, la Polonia. In Polonia dalla fine del 2023 c'è un nuovo governo presieduto da Donald Tusk. Dopo anni di esecutivi di destra, più volte sospettati e accusati di proporre istanze illiberali, ora Tusk sta cercando di riportare la Polonia all'interno del campo democratico europeo. Tusk ha 66 anni e è stato già presidente del Consiglio europeo dal 2014 al 2019. Ha raccontato che da giovane pensava sarebbe diventato un hooligan. Poi le cose della vita lo hanno portato a opporsi al regime comunista polacco, poi è crollato il muro e la politica è diventata la sua vita. E ora lo aspetta il compito più arduo, deviare il corso intrapreso dalla Polonia. Seconda cosa, Pegasus. Pegasus è un potente strumento progettato dalla società israeliana NSO Group. È in grado di prendere il controllo di un cellulare, di un eventuale bersaglio, accedere ai dati da applicazioni di messaggistica sicure e trasformare il dispositivo in un registratore. Nel 2021 un insieme di media, tra cui il Guardian, ha avuto accesso a una fuga di dati che mostrava migliaia di numeri di telefono presi di mira da Pegasus in vari paesi. Nello stesso anno un'inchiesta di Citizen Lab ha rivelato l'uso di Pegasus in Polonia, anche contro obiettivi legati al partito Piattaforma Civica, che allora era all'opposizione e che oggi è il principale partito nella coalizione di governo. Dopo che questa coalizione, guidata da Donald Tusk, ha vinto le elezioni parlamentari polacche lo scorso autunno, il nuovo governo ha promesso di indagare su presunti abusi d'ufficio da parte dell'amministrazione di destra portata avanti dal partito Diritto e Giustizia. Insomma, il nuovo governo polacco vuole capire di chi sono state le responsabilità dell'uso massiccio di Pegasus e avvisare anche chi è stato spiato. Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori anche da qui. How much of that is true? None of it is true. Previously, on Serial. We are humanitarians here.
That was my belief. That is how we talked about it. That is what we believed. Everybody's in good shape. Everybody's looking good. I mean, just everyone was getting drunk and getting laid. I tried to explain everything I can and try to persuade them that we're not the people they're looking for. This whole thing, man, it's like, I still have resentment about this guy. I still think that he's complicit some way and we'll never know how. A provare a indagare cosa fanno i governi non ci sono solo i poteri dello Stato, c'è anche, per fortuna, il giornalismo. E quindi oggi a Fuori da Qui vogliamo dirvi che una delle serie podcast che più amiamo, Serial, è tornata con una nuova inchiesta. Questa volta si occupa di Guantanamo. L'aspettavamo e quindi vi auguriamo buon ascolto. A sabato prossimo. Se ti piace questo podcast, seguilo su Spotify. Attiva la campanellina e se ti va, metti 5 stelline. Fuori da Qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.